Bene, allora un attimo solo che condivido lo schermo. Ecco qua. Allora, bene, buongiorno a tutti e come vi dicevo siamo addirittura d'arrivo. Facciamo lezione oggi e domani. Dunque, vi ricordo, noi abbiamo un esame previsto giovedì, siete iscritti in 13, quindi sarà una cosa abbastanza rapida. Penso che finiremo per la mattinata, adesso non mi ricordo a che ora l'ho messo, se alle 9 o alle 9 e mezza, però volevo dirvi un paio di cose. Dunque, intanto dovrei avere specificato l'aula, vediamo un attimo se l'ho fatto. Comunque, in ogni caso, vi manderò un'email per ricordarvi le cose che vi sto dicendo, che sono essenzialmente un reminder delle modalità di esecuzione dell'esame. Dunque, vediamo un attimo, eccolo qua. Aula 1030, via Terracini 28, sala del consiglio. Ora, non so se siete già stati in quell'aula, comunque bisogna entrare praticamente nelle stanze del dipartimento di ICAM, quindi se avete presente dov'è la sala colonna e quel corridoio lì, comunque ci vediamo davanti all'ingresso giovedì mattina ed è fissato alle 9. Okay, cioè l'ingresso significa praticamente entrando da questo ingresso qui, dall'ingresso dietro, appena arrivate al primo incrocio del corridoio, c'è un corridoio perpendicolare, ci vediamo lì. Okay? Se ci sono dei dubbi fatemi sapere. E la cosa importante è che sapete che c'è prima un quiz che durerà mezz'ora, dovete portarvi il vostro device. Quindi se ci sono dei problemi in questo senso, mi dite qualcosa che posso procurare qualche portatile io, però io se non sento nulla assumo che non avete problemi e che venite col vostro PC o tablet. Ci sono alcuni studenti che lo fanno anche sul telefono, io ve lo sconsiglio perché insomma lo schermo è un pochino troppo piccolo, si lavora bene quando lo schermo è un po' grande. E quindi cercate di portare PC o tablet e ripeto, comunque si può fare anche col telefono se ci sono dei problemi. Mi fate sapere per quanto riguarda il device. Dopodiché, noi credo che finiremo attorno alle 10. Qui avrò bisogno di un quarto d'ora per la correzione, poi dopo iniziamo gli orali. Facciamo anche che iniziamo alle 10 e mezza, ma secondo me per mezzogiorno e mezzo, massimo le ore 13, abbiamo chiuso, abbiamo concluso. E poi le modalità di esecuzione dell'esame ve le spiego direttamente giovedì mattina, diciamo i dettagli proprio pratici, logistici. E quindi non sto ad anticiparvi adesso che magari non interessano a tutti voi. E poi ci sono le iscrizioni già aperte per gli appelli successivi, vedo che alcuni ci sono già, l'ho visto. Fatemi vedere, le aule sono da confermare, comunque sì, non ci sono ancora tante iscrizioni. Dunque, quella di febbraio devo ancora aprire le iscrizioni, adesso si apriranno. Ci sono domande per l'esame di giovedì? Le volevo chiedere, per accedere all'orale c'è un voto minimo delle crocette? No, normalmente diciamo che si accede sempre all'orale, dopodiché chiaramente se nel quiz avete un risultato che è molto basso, alcuni studenti preferiscono non fare l'orale, però voi avete comunque anche la possibilità di rifiutare il voto al termine dell'orale, non è un problema questo. Però non c'è un voto minimo, di solito non cioè, non è che se avete un voto inferiore al 18 nel quiz, comunque si può fare l'orale lo stesso. Ecco. E tenete presente che di fatto per il quiz, per farlo bene, non occorre, cioè per prendere 30 nel quiz, non è necessario rispondere a tutte le domande. Questo ve lo dirò esattamente, correttamente a tutte le domande, ve lo dirò giovedì mattina, perché io faccio anche una valutazione un minimo statistica, ecco, quindi di solito si prende il massimo dei voti nel quiz, anche se un paio, insomma, diciamo il 10% delle domande massimo non hanno una risposta corretta. Poi dipende anche quali sono le domande a cui non avete risposto correttamente. Chiaramente ci sono delle domande che sono banali e magari quelle pesano di più se uno le sbaglia. Ecco, poi chiaramente all'orale avete anche la possibilità in qualche modo di motivare, no? Quindi della serie, guarda, ho sbagliato la formula di Cesir, ma è stata proprio una distrazione, perché in realtà la so benissimo. Ecco, dopodiché all'orale si verifica se effettivamente è stata una defaillance o meno, quindi non prendete il quiz come qualcosa di
di selettivo, non è questa la sua funzione. La funzione è quella di magari di mettervi a vostro agio, perché ci sono alcuni studenti che si trovano meglio col quiz rispetto all'orale, altri invece si trovano meglio all'orale rispetto al quiz, ma comunque c'è sempre la possibilità, poi l'orale c'è, ecco, quindi di fatto non dovete considerare nessuna delle due parti dell'esame come preclusiva rispetto all'altra, non è che una delle due abbia un peso maggiore dell'altra, semplicemente è anche un modo per darvi la possibilità di sostenere l'esame rapidamente, intendo dire che chiaramente se dovessi fare l'orale a tutti, in questo caso ce l'avrei fatta in un giorno, fare 13 persone, ma in passato avevo 40 iscritti al primo appello e non riuscivo, no? Quindi di fatto dovevo cominciare a fare della gente a gennaio, mi sembrava un po' un peccato. Comunque, poi mi direte se questa modalità di esecuzione dell'esame vi soddisfa o meno. Ho visto che molti di voi hanno già fatto dei test che ho messo, va bene, procedete così, nel senso che potete farlo quante volte volete. Io non so chi ci prova, non so neanche se è sempre la stessa persona che l'ha fatto 100 volte o se sono 100 persone che l'hanno fatto una volta sola. Va bene. E allora, vediamo di procedere intanto. Come vi dicevo, ciò che facciamo oggi e domani al primo appello non si chiede. Successivamente sì, ovviamente. Allora, andiamo al nostro link sulla progettazione delle briglie fluviali di ritenuta. Dunque, aspettate solo che stavo, direi che sono arrivato fino a, un attimo, mi devo riorientare. Questo non l'ho fatto. Ok, allora, io direi che ero arrivato fino a queste indicazioni sulla progettazione del corpo briglia che riguardano lo spessore del corpo e la profondità di scavo valliva. Direi che sono arrivato a queste formule empiriche che in particolare la formula di Scocklish, che è questa. Penso di essere arrivato qui e di avervi detto, oltre a questa formula, che comunque è una formula che non dovete imparare a memoria, ve l'ho già detto questo, è una formula che vuole semplicemente dare un esempio della natura delle relazioni che utilizziamo per la stima della profondità di scavo valle della briglia. E poi vi ho dato qualche dritta sulla progettazione della gaveta e in particolare ho detto che la gaveta viene dimensionata per contenere la portata con tempo di ritorno tra 50 e 100 anni. Vi ho detto anche, e credo di aver concluso in questo modo, che la gaveta può prevedere una parte centrale ulteriormente ribassata che viene dimensionata di solito per contenere la portata con tempo di ritorno di 1-2 anni. Bene, allora, poi credo di avervi menzionato che ci sono varie geometrie che possono essere utilizzate per la gaveta, che sono quella rettangolare, quella trapezia, quella triangolare, e chiaramente diciamo che la scelta viene fatta normalmente considerando la natura del corso d'acqua, quindi se il corso d'acqua è un corso d'acqua di minore importanza, è un corso d'acqua che veicola portate che non sono importanti, allora si preferisce, si propende per geometrie che sono più semplici, quale quella rettangolare, che a dire la verità viene utilizzata però poche volte, anche per evitare di generare dei gradini, dei salti che possono indurre situazioni di pericolo, possono essere protette con reticolati, però ecco, tenete presente che le diverse geometrie si distinguono per il modo in cui concentrano la portata al centro. È chiaro che una geometria rettangolare suddivide la portata su tutta la larghezza della gaveta, la geometria triangolare invece concentra in modo particolare il flusso idrico al centro della gaveta. E chiaramente questo fa delle differenze, quindi voi valuterete poi quanto è forte l'urgenza di mantenere il filone d'acqua lontano dalle sponde, valuterete anche quanto è verosimile che la gaveta possa essere ostruita da massi di grandi dimensioni. Allora è chiaro che quella triangolare, magari avendo un fondo molto stretto, può prestarsi più facilmente ad essere costruita rispetto a quella rettangolare, che invece ha comunque, suddividendo la portata su una base più ampia,
suddivide anche i detriti su una base più ampia. Quindi tutte queste considerazioni devono essere suggerite osservando quella che sono le caratteristiche idrologiche e anche diciamo di trasporto solido del corso d'acqua, e ricordatevi sempre di trarre anche esempio da ciò che vedete attorno a voi. Quindi quando andate a lavorare in un determinato ambiente, penso io un ambiente montano molto complicato, molto probabilmente non è il vostro il primo corso d'acqua sul quale l'uomo è intervenuto. Quindi guardatevi attorno, cercate dei corsi d'acqua con caratteristiche simili, guardate che interventi sono stati fatti, guardate, magari raccogliete informazioni su interventi che in passato non hanno funzionato. E quindi da questo si trae ispirazione per lavorare. Ecco, quindi quando vi parlavo di maturazione, di esperienza, anche questo fa parte dell'esperienza. Guardarsi attorno, guardare cosa hanno fatto gli altri, che cosa hanno fatto coloro che hanno lavorato prima di voi, e soprattutto cercare di capire quali sono stati i motivi di successo e di insuccesso degli interventi che sono stati fatti in precedenza. Quindi la prima cosa che dovete fare quando andate a lavorare nell'ambiente su cui non avete granché informazione, non avete grandi misure o siete indecisi, è proprio quello di guardarsi attorno e poi eventualmente andare anche a consultarsi con colleghi, con persone che hanno già lavorato, perché come vedete ci sono delle regole. Ma le regole, quando si va a trattare di trasporto solido, quando si va a trattare di briglie, sono spesso delle formule empiriche. È proprio perché andiamo a parlare di fenomeni che sono estremamente complessi, tridimensionali, difficili da descrivere. E allora la formula empirica che cosa significa? Significa che o si fanno delle prove in laboratorio o si vanno ad analizzare i risultati di prove reali e si trova una relazione che li sintetizza, che sintetizza ciò che si è osservato. Ecco, quindi questo conferma quello che appunto vi sto dicendo, cioè bisogna orientarsi in questi ambienti complessi, bisogna orientarsi guardandosi attorno. Ecco. E quindi è difficile, diciamo, darvi in aula un consiglio risolutivo, no? Quindi qual è la forma di gavita che è più idonea in un corso d'acqua montano? È difficile dirvi delle regole risolutive e rigorose, perché bisogna effettivamente cercare di adottare delle soluzioni che sono targate sul caso di studio specifico, che sono molto casi di studio che sono molto diversi tra loro. Però, ripeto, con l'osservazione e cercando di capire che cosa è stato fatto prima, che sicuramente, come vi dicevo, non siete i primi a fare un determinato tipo di intervento in un determinato contesto, ecco, questo è il suggerimento migliore che mi sento di potervi dare. Ecco, invece, entrando in un ambito un pochino più, diciamo, codificato, potremmo parlare oggi, anzi non potremmo, parliamo delle verifiche di stabilità del corpo briglia. Questo è un argomento che, diciamo, è interessante anche perché si presta proprio a un'interpretazione rigorosa, si presta a un'analisi dei carichi che può essere in un qualche modo schematizzata entro degli schemi che hanno validità abbastanza generale. E è un argomento che avete già sfiorato in altri corsi. Avete già sicuramente avuto a che fare con la progettazione dei muri di sostegno, con il calcolo della spinta delle terre. Ecco, quando si parla di verifiche di stabilità di una briglia, la briglia è effettivamente molto simile a un muro di sostegno. Deve sostenere la spinta dell'acqua come un muro di sostegno, deve sostenere la spinta del materiale che poi si accumula a monte della briglia stessa, come un muro di sostegno. Quindi ci sono molte analogie. Ecco, noi parliamo di analisi dei carichi, in modo particolare dei carichi idraulici. Quindi noi non parleremo di verifiche strutturali in senso stretto, non parleremo di armature, di come si dimensiona, di come si calcolano le tensioni nel corpo briglia, di come si dimensiona, diciamo, l'armatura, di come si dimensiona la struttura. Parleremo però di analisi dei carichi. E faccio riferimento a degli schemi che sono molto classici, che ho recuperato modificandole da un libro di testo che ha costituito per tanto tempo la Bibbia delle sistemazioni fluviali, che è Sistemazione dei corsi d'acqua di Da Beppo, Da Te e Salandin. Credo anche di averlo indicato nella pagina del nostro corso tra i riferimenti consigliati.
Ecco, questo libro, ricordatevelo, della libreria Cortina di Padova, Sistemazione dei corsi d'acqua, è quello che mi sento di consigliare se avete bisogno di un riferimento di tipo classico sulle sistemazioni fluviali. È un libro di difficile lettura, molto alto, poi il linguaggio è molto forbito, non è banale leggerlo, anche perché essendo abbastanza esaustivo comprende anche numerosi approcci empirici, quindi uno rischia in un qualche modo di annoiarsi anche a trovare, leggendo delle formule empiriche che, di cui si capisce anche la validità relativa, no? Però è tuttora un riferimento consigliabile. E tenete presente che ne parlo come di un riferimento tradizionale perché i libri di testo su questi argomenti, sulle costruzioni idrauliche, sulle sistemazioni fluviali, sono tutti abbastanza datati. Sono libri di testo, questo di cui vi sto parlando, io quando ho fatto il concorso da ricercatore nel 98 ci ho studiato sopra ed era già un classico, quindi sarà degli anni 80. E quindi sono tutti riferimenti che hanno una quarantina d'anni e quindi chiaramente danno un'immagine che non è in senso stretto molto aggiornata, non che però sia cambiato tantissimo. Ecco, non ci sono stati in questi 40 anni dei cambiamenti notevoli. Nei metodi, nelle metodologie di calcolo, sì. Cioè 40 anni fa gli strumenti a disposizione per il calcolo erano un infinitesimo di quelli che abbiamo adesso, quindi magari ci sono adesso dei software commerciali che fanno, anche non commerciali, di dominio pubblico, che permettono di risolvere, di applicare questi metodi, anche quelli tradizionali, molto più facilmente di 40 anni fa. Ecco, però dal punto di vista della teoria, dal punto di vista dell'approccio metodologico, non è cambiato molto. Anche se dovete sempre tenere presente che per capire che non è cambiato molto, avete comunque bisogno di essere aggiornati. E quindi dare un'occhiata al web, dare un'occhiata a quelle che sono le pubblicazioni scientifiche o tecniche recenti è comunque un requisito essenziale. Ecco, cioè, come vi dicevo, per capire se si è aggiornati o meno bisogna essere aggiornati. Quindi è un po' un circolo vizioso, un gatto che si morde la coda, però è importante comunque al giorno d'oggi, oltre a fare riferimento ai test classici, anche appunto, come vi dicevo, navigare e fare riferimento alle pubblicazioni recenti. Allora, questo schema di analisi dei carichi, mi raccomando, prestateci attenzione perché è una domanda frequente all'esame, non giovedì, ma in futuro ve lo troverete. È una domanda frequente perché è una rappresentazione, un argomento estremamente ingegneristico, no? E quindi diciamo che è un mezzo molto valido per capire se avete compreso l'aspetto ingegneristico del problema. E quindi non solo quello, contestuale, non solo quello naturalistico, non solo quello ecologico, non solo quello descrittivo, ma questi argomenti che entrano nel dettaglio quantitativo sono quelli che permettono di capire se siete laureati in ingegneria, sarete laureati in ingegneria molto presto, quindi è necessario che voi abbiate anche il polso ingegneristico del problema. Ecco, quindi che vi permette di distinguervi quali persone utili al problem solving, che è quello che poi consente, è uno dei requisiti per fare una carriera di successo, no? Di riuscire a proporsi come persone che aiutano a raggiungere le soluzioni. In ingegneria chiaramente bisogna avere questo polso molto pratico, molto applicativo, che ci consente di passare da una comprensione descrittiva, che è comunque importante, perché ve l'ho detto mille volte, lavoriamo con un ambiente naturale, è importante comprenderlo, però poi alla fine da questa comprensione bisogna ricavare delle variabili di progetto e dei numeri. Allora, la briglia, come sapete, in una prima fase non è interrita, quindi a monte c'è solo acqua.
E quindi occorre suddividere le verifiche che si fanno sul corpo briglia, così come il calcolo del profilo del pelo libero l'abbiamo suddiviso nella situazione prima dell'interimento e dopo l'interimento, anche per le verifiche di stabilità è necessario comportarsi in questo modo. Quindi verifichiamo prima la situazione precedente all'interimento. Ora, qui vedete una briglia schematizzata. Dunque, aspettate che prendo questa figura e la apro in una nuova scheda. Una figura unica che fa tutti i casi. Comunque adesso noi ci soffermiamo sulla parte alta. Eccola qui, l'ho messa tutto schermo. È una briglia, non è specificato se è armata, se non è armata. È una briglia che è poggiata su un dado di fondazione di lunghezza longitudinale B, la larghezza trasversale. Immaginiamo che questa sia una briglia che non è, diciamo, in senso trasversale, a geometria non variabile. Se la geometria è variabile perché c'è una gavetta, chiaramente questo schema va adattato. Noi però ci limitiamo a uno schema del tutto generale nel quale assumiamo che in direzione trasversale la geometria della briglia è invariata e quindi possiamo calcolare i carichi per unità di larghezza. Poi, ripeto, non è un problema, una volta che avete compreso questo schema generale, se c'è una gavetta, adattare lo schema. Ecco, tenete presente che potete contare anche su dei software che vi aiutano, però è importante che la teoria generale la capiamo, perché così possiamo anche ragionare e sui risultati che il software ci produce. Allora, come vi dicevo, la larghezza della fondazione la indichiamo con B, l'altezza della fondazione la indichiamo con P, guardate la figura, e quindi immaginiamo che ci sia un drenaggio, come vedete, la fondazione e il corpo briglia. Però per l'analisi di questo schema, questo drenaggio non ha alcun effetto. Poi abbiamo a monte due spinte, una spinta dell'acqua e una spinta del terreno sul dado di fondazione, che molto spesso è del tutto trascurabile, però noi qui per amor di chiarezza la indichiamo. Quindi chiaramente il dado di fondazione è interrato e quella fetta di terreno spinge sul dado di fondazione. Poi a valle abbiamo invece una spinta dell'acqua e pure una spinta del terreno, che è una spinta passiva. Cioè, se il dado di fondazione tende a spostarsi in avanti, il terreno a valle resiste. Allora, cerchiamo intanto di capire come calcolare queste spinte partendo da quelle di monte. E quello che voi osservate è che assumiamo che la lama d'acqua transiti sulla briglia con un'altezza H piccolo. Poi indichiamo con H grande l'altezza del corpo briglia più, cioè l'altezza del corpo briglia comprensiva della fondazione. H grande è praticamente comprende al proprio interno P, come vedete. Bene. Allora, la spinta dell'acqua a monte si esercita su tutta l'altezza H grande, compreso il dado di fondazione, perché il terreno di fondazione è imbevuto di acqua e quindi noi immaginiamo, a favore di sicurezza, che l'acqua che entra in questo terreno di fondazione non perda energia e quindi spinge tanto come se il terreno di fondazione non ci fosse. Ecco, cercate di immaginare questa situazione. Se il terreno di fondazione fosse roccia e quindi fosse impermeabile, è chiaro che la spinta dell'acqua non si esercita attraverso la roccia. Cioè, l'acqua per spingere deve entrare nel terreno e
raggiungere attraversando il terreno la fondazione. Quindi praticamente c'è un terreno di fondazione, c'è un terreno, un alveo fluviale, l'acqua entra, passa attraverso i sassi, poi alla fine si trova contro l'ostacolo che è la fondazione e li spinge, ma riesce a spingere perché è riuscito a passare attraverso i sassi. Se noi alla fondazione abbiamo un terreno roccioso, l'acqua non riesce a entrare e quindi non spinge attraverso la roccia. Ecco. Questo mi pare che sia abbastanza facile da intuire, no? Ecco, poi, però, tenete presente che anche qualora l'acqua entri e passi tra i sassi, in realtà perde un po' di energia nel passare, no? E quindi, di fatto, perdendo questa energia, quando incontra l'ostacolo, quando incontra la fondazione, spinge meno rispetto a una situazione in cui i sassi non ci sono. Ecco, noi però a favore di sicurezza facciamo i conti che la spinta dell'acqua sia intera. Tenete presente che questa perdita di energia l'acqua ce l'ha nel momento in cui scorre, in situazione statica non perde nessuna energia, se riesce a penetrare e raggiunge la fondazione, nel momento in cui l'acqua è ferma, spinge al 100%. Ecco, però nel momento in cui magari la fondazione si muove un po' proprio per effetto della spinta, allora l'acqua comincia a scorrere, ecco, questo scorrimento attraverso il terreno le fa perdere energia e spinge meno. Quindi cercate di percepire chiaramente tutti questi fenomeni, però come vi dicevo noi facciamo i conti che spinga su tutta l'altezza. Allora la spinta è rappresentata da un diagramma trapezoidale che ha la base minore in alto, che è data dal peso specifico dell'acqua per l'altezza H piccolo. E il diagramma è trapezoidale, non triangolare, proprio perché noi ipotizziamo che la lama transiti sulla briglia con un'altezza H piccolo. La base maggiore del trapezio invece è sempre gamma che moltiplica H grande più H piccolo. Ecco, mi raccomando, io do per scontato che voi sapete calcolare la spinta dell'acqua, la pressione originata da un'altezza d'acqua H e gamma H. Quindi il diagramma delle pressioni è dato da gamma H piccolo, base minore in alto, e gamma H grande più H piccolo, base maggiore in basso. Tutto chiaro? Bene, dopodiché c'è una risultante di questo diagramma trapezoidale che è data dall'area del trapezio che è applicata nel baricentro. Qui trovate le formule. Io queste formule non le voglio sapere a memoria quando faremo l'esame. Però mi raccomando, in realtà non è che sia complicato calcolare dove passa il baricentro del trapezio e calcolare l'area di un trapezio. Quindi, come sapete, l'area di un trapezio, somma base per altezza, è diviso 2 e quindi non ci vuole molto, se guardate proprio quello che trovate scritto lì, no? E quindi, sostanzialmente, però non le chiedo, però mi raccomando, cercate di non fermarvi di fronte eventualmente a questi calcoli di pura geometria. Bene, ora, la spinta del terreno invece è triangolare, sapete come calcolarlo probabilmente da geotecnica, dai corsi che avete fatto, comunque di fatto il calcolo è molto simile a quello della spinta dell'acqua, perché è un diagramma triangolare che aumenta linearmente, appunto triangolare, e quello che qui noi dobbiamo precisare è quale peso specifico dobbiamo inserire, no? Allora, perché nel caso della spinta dell'acqua la risposta è chiara, è il peso specifico dell'acqua. Nel caso del terreno, chiaramente noi dobbiamo inserire il peso specifico del terreno, però è un po' complicata la risposta, perché dobbiamo considerare se il terreno è saturo o è insaturo. Cioè, chiaramente il peso specifico del terreno cambia a seconda che sia intriso d'acqua o meno. E poi, anche nel momento in cui noi consideriamo il peso specifico del terreno
una volta che abbiamo risolto il dubbio saturo o insaturo, poi dobbiamo chiederci se è il peso specifico immerso o il peso specifico totale. Bene. Allora, intanto qualche ordine di grandezza, perché questo ve lo potete trovare come domanda nel quiz. Quanto pesa il terreno, no? Allora, mi raccomando, non è che vi viene chiesto esattamente quanto pesa un ammasso, però vi viene chiesto magari se il peso specifico è minore di 1000 kg al metro cubo, sto parlando del sistema tecnico, oppure maggiore di 1000 kg al metro cubo, oppure se il peso specifico è maggiore del terreno, maggiore di 5000 kg al metro cubo, piuttosto che minore. Ecco, sugli ordini di grandezza non fatevi cogliere impreparati. Il 1000 kg al metro cubo, come sapete, è il peso specifico dell'acqua, quindi chiaramente l'ammasso, il terreno, non, diciamo, la roccia non può pesare meno di quello, perché sennò galleggerebbe, no? Quindi è molto importante avere ben presente questi riferimenti, questi ordini di grandezza. Poi chiaramente il terreno ha una sua porosità, quindi una volta che uno ha in mente qual è il peso della roccia, che il peso della roccia di solito è attorno ai 2500, 2600, sapete il peso più o meno del calcestruzzo, no? Chilogrammi al metro cubo, e dopodiché però entra in gioco la porosità fa calare questo numero. Quindi normalmente un terreno con una porosità media ha un peso specifico che può arrivare anche a 1600-1700 kg al metro cubo. Questi sono gli ordini di grandezza. Sto parlando chiaramente di un peso specifico per adesso insaturo, no? Poi nel momento in cui noi nei pori ci andiamo a mettere dell'acqua, chiaramente questo peso specifico insaturo aumenta, però il peso specifico saturo non passerà mai il peso specifico del materiale. Mi spiego meglio. Se la roccia che compone il fondo alveo è 2500 kg al metro cubo, il peso specifico del sasso, no, è 2500 kg al metro cubo, poi ci mettiamo la porosità, che significa dei vuoti che non pesano nulla, e soprattutto se sono blocchi un po' più grandi, il peso specifico dell'ammasso cala, perché nei vuoti non c'è peso, e allora può arrivare a 1600-1700. Se noi in quei vuoti ci mettiamo dell'acqua, da 1600-1700 ci portiamo più su, ma non arriveremo mai a 2005, perché l'acqua pesa meno di 2005, pesa 1000. Quindi da 1600-1700 ci si potrà portare appunto a un peso di 2000, ecco, comunque inferiore a 2005. Mi raccomando, tenete sempre presente questi giochi di parole, questi giochi di numeri, che però sono, per un ingegnere sono estremamente importanti. Bene, allora, torniamo al nostro terreno. Che peso specifico ci mettiamo? Allora, intanto quel terreno c'ha sopra una colonna d'acqua, quindi mettiamoci pure il peso specifico saturo, perché c'è sopra una colonna d'acqua. Quella colonna d'acqua entra nei vuoti e porta peso. Quindi peso specifico saturo. Poi, però, dubbio. Immerso o non immerso? Quindi devo sottrarre il peso specifico dell'acqua o no? Sapete che se io dal peso specifico saturo tolgo il peso specifico dell'acqua, ottengo il peso immerso. Risposta. Siccome abbiamo già considerato la spinta dell'acqua sulla stessa altezza, non andiamo a considerare due volte. Quindi quell'acqua spingeva e rapporto al suo peso specifico, che è gamma, che è 1000. Quando vado a calcolare la spinta del terreno, la sottraggo questa spinta, quindi peso immerso. E allora lì vedete gamma saturo meno gamma. Proprio perché la spinta dell'acqua non la vado a considerare due volte. Allora, questa spinta è un diagramma triangolare. Questo va calcolata moltiplicando il peso specifico gamma saturo meno gamma per l'altezza del dado di fondazione P. Poi però sapete che siccome stiamo parlando di terreno bisogna introdurre un coefficiente di spinta attiva in questo caso,
e tiene conto del fatto che c'è una certa coesione del terreno e quindi questo coefficiente ne tiene conto. Una coesione che riduce, no? Riduce la spinta, di fatto. Questo diagramma è triangolare, quindi si applica un terzo dell'altezza, la risultante si applica un terzo dell'altezza a partire dalla base e il calcolo della risultante è base per altezza diviso 2. E con la parte a monte direi che siamo a posto. Adesso passiamo alla parte a valle. La parte a valle c'è una spinta dell'acqua che si verifica perché noi ipotizziamo che a valle ci sia una lama d'acqua. Questa lama d'acqua potrebbe anche non esserci. Perché se a valle non c'è accumulo, questa lama d'acqua, questa altezza HV, vedete che è indicata un'altezza HV a valle, questa potrebbe non esserci. Ma se c'è, chiaramente c'è una spinta dell'acqua che si calcola triangolare, che si calcola con modalità del tutto analoghe a come abbiamo calcolato la spinta dell'acqua di monte. Ecco, faccio una premessa, la situazione di valle è invariata in tutti e tre i casi che io adesso vi vado a illustrare, no? Perché dopo passiamo all'interimento. La spinta di valle è invariata, la situazione di valle è invariata, ricordatevelo perché vi aiuta a ricordarvi questi tre casi, no? Bene, allora c'è questa spinta dell'acqua che se c'è un accumulo con altezza HV è una spinta triangolare gamma HV. Benissimo. Applicata un terzo dell'altezza a partire dalla base, eccetera, eccetera. E poi c'è una spinta del terreno, che è del tutto analoga alla spinta di monte, con l'unica differenza che il coefficiente di spinta attiva va sostituito col coefficiente di spinta passiva. Che in questo caso maggiora rispetto alla spinta dell'acqua, la coesione aiuta e quindi maggiora la spinta passiva. Ecco, passiamo adesso alla terza parte, che è la spinta che si verifica sotto la fondazione, ovvero la cosiddetta sottospinta. Ecco, perché si verifica la sottospinta? Si verifica la sottospinta perché, come abbiamo già detto, l'acqua entra nel materiale di fondo d'alveo e esercita una propria pressione che è isotropa e identica in tutte le direzioni su ogni ostacolo che trova. La esercita contro la fondazione, ma la esercita anche sotto la fondazione. Ecco. Anche per questa sottospinta vale il ragionamento che vi ho fatto prima, cioè qui noi ipotizziamo che sia identica alle due spinte di valle di monte dell'acqua. Quindi prendiamo la spinta dell'acqua di monte, la ribaltiamo sotto la fondazione, prendiamo la spinta dell'acqua di valle, la ribaltiamo sotto la fondazione e otteniamo questo diagramma trapezoidale che assume che non vi sia dispersione di energia, di spinta. Nel momento in cui l'acqua fa questo viaggio, passa sotto alla fondazione e poi risale e spinge verso l'alto. Ecco, questa situazione è una situazione dinamica, in realtà non è statica. Cioè questa situazione che viene raffigurata da questo diagramma è dinamica. Che cosa vuol dire dinamica? Che l'acqua non è ferma. Nel fare questo viaggio si muove. Che cos'è che ve lo fa dire che si muove? Il fatto che a valle avete una spinta minore che a monte, quindi se è vero che l'acqua può viaggiare liberamente senza perdere energia nel materiale di fondo, a valle c'è meno spinta, quindi quest'acqua passa. No? Lasciamo per ora perdere ogni considerazione sul fatto che noi vogliamo evitare questo fenomeno, ne abbiamo già parlato, no? Questo viaggio dell'acqua sotto una struttura
è assolutamente da evitare. Noi qua adesso però stiamo parlando di una schematizzazione di calcolo che stiamo facendo a favore di sicurezza. Allora, questa schematizzazione che io vi sto proponendo, per come è proposta, si configura quale dinamica, perché quest'acqua ha due spinte, una di monte più grande, una di valle più bassa, e quindi passa. Ecco, nel muoversi perde energia, si muove attraverso un mezzo poroso, quindi di fatto la spinta è inferiore rispetto a quella che noi vediamo qui. Però a favore di sicurezza noi assumiamo che questa sia una configurazione statica, ribaltiamo la spinta dell'acqua in tutte le direzioni, trascuriamo le perdite di energia e la calcoliamo in questo modo. Quello che ne risulta è una sottospinta molto alta. È probabilmente quello che fa saltare i calcoli quando andate a fare le verifiche, no? Cioè, se uno prende una briglia fatta in questo modo, fa l'analisi dei carichi in questo modo, probabilmente qualche verifica non viene soddisfatta. È anche vero che c'è un peso proprio notevole, perché stiamo parlando di strutture tozze. Ecco, questo peso proprio P che vedete qui raffigurato, non dimenticatevi di menzionarlo quando vi verrà chiesto. Anche questa non è un'azione idraulica, però è importante che noi ne teniamo conto, perché è una componente importante, come vi dicevo, sono strutture tozze. Ecco, questi sono i carichi che noi consideriamo. Che verifiche facciamo? Le solite che conoscete per i muri di sostegno: scorrimento, schiacciamento e ribaltamento. Qui, come vedete, c'è un punto di ribaltamento che è il piede della fondazione a valle. Io considererei un altro punto di ribaltamento che è il punto di contatto tra il corpo della briglia e la fondazione a valle, quindi qui praticamente lo andrei a indicare, adesso chi è a casa non lo può vedere, glielo faccio vedere col mouse, qui. Io metterei un altro punto di ribaltamento, appunto come vi dicevo, in questo punto di contatto tra il corpo briglia e la fondazione. Poi dipende se la briglia è armata o non è armata, se avete delle armature che vi legano la fondazione al corpo briglia, chiaramente voi, come ben sapete meglio di me, si può assumere che non si possa verificare il ribaltamento attorno a quel punto. E poi fate le verifiche appunto a scorrimento e schiacciamento della fondazione, su cui dettagli noi non entriamo, io non ve li chiedo. Come vi ricordate, no, schiacciamento, bisogna verificare il terzo medio, eccetera, eccetera, che non ci sia trazione. Cose anche quelle molto, molto carine, quando le studiavo le odiavo, ma adesso che le insegno mi piacciono. Ok. Direi che a questo punto possiamo passare agli altri due casi, ovvero dopo l'interimento. Aspettate che vedo se riesco a fare una cosa fatta bene. Sì, direi che così è abbastanza ben inquadrato. Allora, dunque, però farei una cosa. Prima vi faccio il terzo, scusate. Prima facciamo questo. Aspetta un attimo che lo... Ecco qua. Allora, il terzo caso è una briglia chiamato qua in esercizio, no? In realtà è dopo l'interimento e assumiamo che non vi sia drenaggio, cioè che non vi siano fuori di drenaggio. In realtà li facciamo quasi sempre, però da un punto di vista didattico direi che è abbastanza significativo fare anche questo caso. Quindi praticamente intanto questo caso rispetto a quello precedente vediamo che cos'è invariato. Vi ho già detto, situazione di valle invariata, sottospinta invariata, proprio perché anche se c'è terreno a monte della briglia e anche se questo terreno adesso ha uno spessore importante, noi assumiamo che l'acqua passi tranquillamente attraverso il terreno senza perdere energia e va quindi a sottospingere tanto come se il terreno non ci fosse. In realtà, ripeto, tenete sempre presente che quando si interra monte la sottospinta cala, perché l'acqua nel passare attraverso il terreno perde energia, però noi immaginiamo che sottospinga allo stesso modo. Ecco, tenete presente che se il terreno a monte poi è molto limoso, contiene dell'argilla, addirittura
la sottospinta si potrebbe anche azzerare, perché appunto se l'argilla va a chiudere, il limo va a chiudere tutti i pori, poi è vero che può sempre capitare la piena che fa un po' di confusione, però queste sottospinte, la morale che voglio dirvi, che voglio trasmettervi, è che in presenza di terreno calano indubbiamente nella realtà, però noi assumiamo che la situazione sia invariata. Quindi cambia soltanto a monte, no, la situazione, però non per la spinta dell'acqua che è invariata, ma solo per la spinta del terreno. Cioè la spinta dell'acqua noi assumiamo che sia invariata, quindi anche qui a favore di sicurezza. Quindi l'acqua penetra attraverso il terreno e spinge come se il terreno non ci fosse. E allora abbiamo gamma H in alto, gamma H piccolo, e alla base abbiamo gamma H grande più H piccolo. Perfetto. Poi, adesso però invece abbiamo la spinta del terreno. Ora, se la briglia non è drenata, questo terreno è saturo d'acqua. Quindi il suo peso specifico è gamma saturo. Abbiamo già considerato la spinta dell'acqua, sottraiamo gamma, e però adesso questa spinta è esercitata su tutto il corpo della briglia. Molto bene. Quindi è molto simile, se vogliamo, no? Il caso, lo faccio prima, il caso non drenato, perché è molto simile al caso antecedente l'interimento. Una domanda, ma per quanto riguarda invece il coefficiente, che non si legge da male, sembra K grande. Sì, è K, è spentativa. Sì, scusatemi, sì, non è molto chiaro l'effetto. No, perché prima era maiuscolo. Aspetta un attimo, che controllo. Era... minuscolo. Minuscolo anche qua, sì. Infatti mi sembrava... No, ho controllato perché... Questa figura l'ho presa da quel libro che vi dicevo nella prima edizione e aveva degli errori che poi ho corretto, che se uno va anche a guardare, a spiare sui numeri si dovrebbe vedere dov'è che ho corretto. Allora mi veniva questo dubbio di dire, sta a vedere che c'era qualche errore che non ho. Erano però, credo, solo nel calcolo delle spinte. Stavo guardando, sì, si vede qualcosa qui. Ci sono delle correzioni, adesso non mi ricordo neanche più che cosa avevo corretto. Comunque è morale, K minuscolo. Bene, ma se c'è un drenaggio che cosa succede? Allora, ecco qua, quindi prendiamo questo caso. Allora, aspettate un attimo che vediamo di centrare. Ecco qua. Questo caso che è a questo punto il caso che ammette che ci sia al punto di contatto tra la fondazione e il corpo briglia un canale di drenaggio che funziona, che non è otturato e quindi fa il suo lavoro. Ecco, si crea una situazione che dal punto di vista delle spinte di monte, della sottospinta è diversa rispetto a prima. Quindi a valle rimane sempre tutto uguale. Ecco, qual è l'effetto del drenaggio? È quello di fare calare il livello di saturazione a monte fino al livello dell'acqua a valle o fino al livello del drenaggio. Qui abbiamo un livello dell'acqua a valle che è superiore al livello del drenaggio. Quindi questo livello dell'acqua, quest'acqua che sta a valle, che cosa fa? Attraverso il drenaggio risale a monte e si stabilisce allo stesso livello, principio dei vasi comunicanti. Quindi a monte abbiamo una situazione di terreno saturo in basso fino all'altezza dell'acqua di valle, ripeto, terreno in basso saturo fino all'altezza dell'acqua di valle, al di sopra dell'altezza dell'acqua di valle il terreno è insaturo. Ok, allora la prima cosa da considerare è che
sottospinta non è più un diagramma trapezoidale, ma è rettangolare. E questo è abbastanza ovvio, cioè se noi abbiamo un livello dell'acqua a monte, che a questo punto non è più esteso a tutta l'altezza della briglia più l'altezza della lama d'acqua, ma questo livello dell'acqua a monte si ferma all'altezza dell'acqua di valle, allora la spinta di monte cala, la spinta dell'acqua di monte cala e quindi cala anche il ribaltamento della spinta di monte sotto la fondazione. Sotto la fondazione abbiamo monte a valle, due altezze d'acqua uguali, che creano quindi un diagramma di spinta rettangolare. Ottimo. Allora, questo ragionamento si può estendere anche alla spinta dell'acqua di monte, che a questo punto è rappresentata dal diagramma che vi trovate tutto a sinistra. È un diagramma triangolare che ha base gamma HV. E questa è la spinta dell'acqua. Quindi è più semplice, è una spinta più ridotta. È la stessa spinta che ritroviamo a valle, cioè le due spinte dell'acqua di monte e di valle si annulla una vicenda. Tutti questi dettagli vi aiutano a ricordare, no? A ricordare come fare questo schema. Ecco, adesso a questo punto però dobbiamo chiederci la spinta del terreno, come si comporta. Terreno che è insaturo per la parte alta e saturo per la parte bassa. Quindi concentriamoci su quel diagramma centrale che vedete scomposto in due parti, un diagramma trapezoidale e uno triangolare. In realtà sono due componenti dello stesso diagramma di spinta del terreno. Allora, cominciamo a partire dalla situazione più semplice, quella che troviamo in alto. Il terreno è insaturo, quindi ha un peso specifico che è dato dalla gamma del terreno, non è la gamma satura ovviamente, il terreno non è immerso e quindi l'acqua non lo alleggerisce. Bene, è gamma del terreno. Allora, una prima considerazione, quindi chiaramente tutto questo prefigura una situazione molto semplice da descrivere. Fino al livello di saturazione, quindi nella parte alta, abbiamo un diagramma di spinta del terreno triangolare, no? Quindi la prima considerazione è: bene, il terreno è insaturo, quindi io il peso specifico è semplice, è gamma del terreno. La spinta la conosco, è triangolare, fino al livello di saturazione. Quindi diciamo che fino a questo livello, a questa linea tratteggiata, su cui io adesso metto anche il mouse, fino qui è tutto molto semplice. E infatti vedete che qui viene calcolata anche una risultante che è applicata a un terzo dell'altezza a partire dalla base. La base è questa linea tratteggiata. E questa risultante è calcolata proprio considerando un diagramma triangolare. Molto semplice. Ecco, però c'è un però, una riflessione che volevo stimolarvi a fare. Forse se non la facessi non vi complicherei la vita, però penso che sia utile farla. Cioè, io vi ho detto una cosa un attimo fa, vi ho detto questo terreno non è immerso, quindi non è alleggerito. E allora uno potrebbe dire, ma come non è immerso? Cioè, questo terreno in realtà, che io sto classificando come insaturo, è un terreno che in realtà è immerso in acqua. Perché io sopra c'ho una vena d'acqua che abbiamo appena detto che è libera di entrare nel terreno e anche di viaggiare verso valle, libera di percorrere questo ammasso
di ghiaia senza perdere energia. Quindi in realtà dentro ai pori di questo terreno c'è acqua. Allora perché io lo sto classificando come insaturo? Perché sto dicendo che non è immerso? In realtà lì dentro c'è acqua che scorre. Bene. Ecco, questa è una riflessione interessante. Allora, quest'acqua è proprio acqua che scorre. Essendo il terreno insaturo, cioè essendoci l'effetto del drenaggio, no? Ecco, quest'acqua diciamo che in questa parte di terreno, fin tanto che non trova la spinta dell'acqua di valle, scorre liberamente. Scorre liberamente, passa. Ora, l'acqua che scorre liberamente, passa, non trova alcuna resistenza, non spinge. Non spinge. L'acqua spinge solo nel momento in cui trova un ostacolo. Allora, nel momento in cui raggiunge il livello di saturazione, trova dell'altra acqua che da valle sta spingendo, e allora a quel punto lì sì che comincia a spingere. Allora, sono sicuro però che questo ragionamento ancora non vi convince. E allora, per convincervi, vi chiedo, provate a prendere una bilancia e ci mettete sopra un peso. No? Mettete sopra un chilo, leggete, pesa un chilo. Poi dopo provate a abbassare questa bilancia. Vedete che la lancetta si abbassa. Cioè voi nel momento in cui togliete il vincolo alla bilancia e lo fate scendere, la bilancia va a zero. È un po' come se voi vi pesaste sulla bilancia e poi vi lanciate nel vuoto. State tranquilli che la bilancia va a zero, perché non trova più alcun vincolo, alcuna resistenza. La stessa cosa per l'acqua. L'acqua nel momento in cui trova una resistenza spinge. Se non trova resistenza non spinge. Ecco, allora, se il terreno è insaturo, significa che l'acqua può scorrere liberamente. Non spinge, quindi non dà spinta e non alleggerisce il terreno. Non dando spinta, non alleggerisce il terreno. Perché come fa l'acqua ad alleggerire il terreno? Perché lo spinge. Lo spinge dal basso verso l'alto. Ecco, non avendo resistenza, scorrendo liberamente, non spinge, non alleggerisce il terreno. E allora noi consideriamo la gamma T e non la gamma saturo meno gamma. Che invece andiamo a considerare quando l'acqua trova resistenza. Allora, che cosa succede quindi nel momento in cui si raggiunge il livello di saturazione? Allora, per chiarezza, gli autori di questo schema hanno pensato di suddividere il diagramma in due. Cioè, quello che succede, attenzione, provate a pensarci un attimo, è questo. Se noi avessimo voluto fare un diagramma unico, la pendenza di questo diagramma deve cambiare, perché prima la pendenza è dettata dal gamma T. La pendenza del diagramma di spinta è dettata dal gamma T. Nel momento in cui da gamma T passiamo a gamma saturo meno gamma, che è minore di gamma T per il ragionamento che vi ho fatto prima, questa pendenza deve cambiare. Il diagramma deve crescere meno. Deve crescere meno. Allora vedete che in effetti questo trapezio, se noi li mettiamo assieme questo triangolo a questo trapezio, vedete che ottengo un, per così dire, un trapezio con pendenza variabile, e la pendenza varia proprio nel momento in cui raggiungo il livello di saturazione. Allora qui gli autori hanno pensato di dire, vabbè, dividiamolo in due che è più chiaro, mi prendo la spinta fino al livello di saturazione e la porto fino alla base invariata, e poi aggiungo invece la spinta del terreno gamma saturo meno gamma, con peso specifico gamma saturo meno gamma. Ecco, chiaramente c'è sempre il coefficiente di spinta attiva qua, perché stiamo parlando di spinta del terreno. Quindi c'è questo diagramma di spinta che parte con una pendenza dettata da gamma T, poi dal livello di saturazione la pendenza viene dettata da gamma saturo meno gamma. Ecco, questo diciamo che assieme alla riflessione che vi faccio adesso, forse è la cosa più difficile da capire di questo schema, cioè capire, diciamo che la cosa più difficile da capire di questo schema è la relazione, secondo me, tra gamma T, gamma saturo e gamma saturo meno gamma.
Ecco, questo diciamo che può essere riassunto da quello che vi ho detto prima. Se il gamma T, se il gamma T se il gamma del terreno è qualcosa che si avvicina a 2500 scusatemi, se il gamma del terreno è qualcosa che è dato da peso appunto del materiale meno la porosità e si avvicina a 1500. Nel momento in cui saturiamo, aumentiamo questo peso, ma quando togliamo gamma, il risultato è che gamma saturo meno gamma è minore di gamma T. Ottimo. Allora, un'ultima cosa, poi facciamo un intervallo. Qui vedete un ulteriore diagramma che a mio avviso è del tutto trascurabile, ma anche questo direi che è uno spunto di riflessione. Questo diagramma è dato dal sovraccarico, questo diagramma rettangolare, dal sovraccarico sul terreno del peso della lama d'acqua in alto. E come nei muri di sostegno, quando andate a calcolare il sovraccarico... Scusate, mi ho dimenticato di spegnere il telefono. Poi scritto perché è il primo che rispondo. Alessio, dimmi. Sì, io adesso sto facendo lezione e poi passo. No. Sì, va bene. Ciao. Scusate, mi ha risposto perché era un collega che di solito non mi chiama mai. Le persone che chiamano sempre, quando uno vede la chiamata la respinge, ma quelli che non chiamano mai, magari uno dice, vediamo un po' che non sia successo qualcosa. Allora, niente. Allora, come vi dicevo, il muro di sostegno, se li avete fatti i calcoli, avete anche trattato la situazione nella quale uno parcheggia un camion in cima al muro di sostegno, no? Questo sovraccarico sul terreno si traduce in una spinta sul muro. E la stessa cosa qui, no? La lama d'acqua è pesante, quindi spinge il terreno. Questa spinta noi non l'abbiamo considerata come in precedenza abbiamo fatto come spinta dell'acqua, perché il terreno è in saturo, in alto, cioè prima questa spinta della lama d'acqua l'abbiamo considerata quando abbiamo calcolato la spinta dell'acqua, perché il terreno era saturo. Invece qui, come vedete, nella spinta dell'acqua non c'è nessuna componente H piccolo, non c'è nessuna componente, nessuna risultante che contenga il termine H piccolo, perché il terreno è in saturo, in alto. Quindi quando calcolo la spinta dell'acqua vedete che c'è HV, ma non c'è H piccolo. Ecco, però teniamo presente che quella vena comunque pesa, spinge sul terreno, perché a favore di sicurezza noi consideriamo che questa vena effettivamente il proprio peso lo eserciti. Poi lasciate stare il fatto che il ragionamento che abbiamo fatto prima, che l'acqua entrando in realtà affievolisce questa spinta, no? Però noi consideriamo che questa spinta invece a favore di sicurezza sia esercitata nella sua interezza, cioè questo peso della lama sul terreno. E allora questo sovraccarico si traduce in un diagramma rettangolare, vedete che c'è praticamente dato da gamma H piccolo per KA. Ecco, questo è l'unico diagramma di pressione che contiene il termine H piccolo, cioè il peso della lama d'acqua moltiplicato per il coefficiente di spinta attiva. Non dimenticatevelo, più che altro perché capite che per coerenza concettuale la dobbiamo considerare. Cioè quella lama non possiamo far finta che non esista. Prima l'abbiamo considerata attraverso la spinta dell'acqua. Adesso, insomma, se noi facessimo proprio finta che non esiste, immaginatevi se magari parliamo di un'opera importante con una lama d'acqua d'altezza 3 metri. Insomma, quella è un bel peso. Non è che possiamo far finta che non esista. Ecco, quindi concettualmente è importante tenerlo presente. Molto bene, io adesso farei un break. Avete delle domande?
Chi è arrivato in ritardo, fatemi la cortesia di compilare, grazie, il form. Grazie mille. Allora, fermo un attimo la telecamera e l'audio e vado a prendermi un caffè.
Allora, aspettate che ingrandisco sta figura. Dunque, chiudiamo il corso con una ulteriore discussione sulla protezione dall'erosione dell'Aglio a Valle della Briglia e ricordandovi menzionandovi alcuni spunti per progettare quelle che sono delle opere atte a evitare l'erosione che fanno uso di strutture poste a valle della Briglia, appunto. Queste strutture possono essere vasche di dissipazione, possono essere, come in questo caso, realizzate mediante quelle che vengono chiamate controbriglie. Allora, qual è la funzione della controbriglia, come la vedete raffigurata in questo schema? È quello di delimitare, di creare a Valle della Briglia una sorta di vasca di dissipazione che consenta di localizzare il risalto idraulico all'interno di questo spazio compreso tra la briglia e la controbriglia. Quindi l'opera è funzionale proprio se riesce a raggiungere questo obiettivo, cioè creare all'interno dello spazio tra briglia e controbriglia il risalto idraulico. Per essere efficace deve raggiungere questo obiettivo, cioè voi capite che se il risalto idraulico non viene originato in questo spazio, quindi se la corrente si mantiene veloce una volta che è atterrata e si mantiene veloce al passaggio di tutta questo spazio e quindi anche al passaggio della controbriglia, non si ottiene il risultato di dissipare l'energia in una zona protetta, in uno spazio protetto. E quello che si vuole fare è dissipare l'energia della corrente, che viene dissipata attraverso il risalto idraulico, come sapete, in uno spazio protetto. E questo spazio protetto è ottenuto realizzando appunto questa platea di calcestruzzo che viene compresa tra la briglia e la controbriglia. La funzione della controbriglia è proprio quella di provocare il risalto idraulico. Cioè, se noi non mettessimo la controbriglia a valle, facessimo semplicemente una platea, non si otterrebbe il risultato di provocare il risalto idraulico. Cioè, questa platea avrebbe percorso dalla corrente in condizioni veloci, poi la corrente arriverebbe nell'alveo di valle ancora veloce e come tale quindi poi dissiperebbe la propria energia a valle, non limitando quindi l'erosione. Cioè non limiterebbe il proprio contenuto energetico di valle. Ecco, quindi la controbriglia ha proprio questa funzione. Quindi non possiamo fare soltanto una platea, dobbiamo appunto creare un ostacolo tale per cui la corrente non abbia energia sufficiente per passarlo e quindi si verifichi il risalto idraulico. Ecco, ci sono delle alternative alla controbriglia, ad esempio non ho qui una foto pronta da mostrarvi, ma a volte anziché creare una controbriglia viene creata a valle sulla platea una sorta di scacchiera, cioè una sorta di mosaico di bacini contigui, in modo che la corrente nel momento in cui atterra si trovi a dover superare una serie di gradini, no? Perché viene creata questa scacchiera, quindi la corrente di fatto si trova una serie di ostacoli da superare e questo crea appunto il risalto idraulico, allo stesso modo in cui lo crea la controbriglia.
Quindi diciamo che non sempre troverete proprio questo schema che vi propongo in figura, si possono trovare altri schemi, però il concetto è sempre quello che bisogna indurre in questo spazio a valle della, questo spazio protetto a valle della briglia, bisogna indurre il risalto idraulico, bisogna indurre una dissipazione energetica. Allora, come qual è qui il quesito progettuale? Il quesito progettuale è, possiamo suddividerlo in due domande: quanto deve essere alta la controbriglia e quanto deve essere lungo questo spazio protetto, cioè quanto deve essere la distanza tra briglia e controbriglia. Cominciamo con rispondere quindi al primo quesito, ovvero quanto deve essere alta la controbriglia. Ricordiamoci che l'obiettivo è quello di imporre il risalto idraulico, di provocare il risalto idraulico. Allora, diciamo che questo quesito si può risolvere basandosi su un equilibrio delle spinte, cioè ragionando sul fatto che il risalto idraulico è provocato dall'uguaglianza delle due spinte coniugate, delle due spinte corrispondenti alle altezze coniugate. Quindi, basandosi sul concetto che il risalto idraulico è provocato nel momento in cui alla corrente veloce in arrivo da monte si oppone alla corrente lenta in arrivo da valle che abbia uguale spinta, si può, appunto, ragionando sull'uguaglianza delle spinte, rispondere al quesito quanto deve essere alta la controbriglia. Quindi qui ragioniamo, in questo caso specifico, affrontiamo il problema ragionando sull'uguaglianza delle spinte piuttosto che su considerazioni di tipo energetico. Allora, a questo punto partiamo da ciò che noi conosciamo per assodato, perché l'abbiamo già un quesito a cui abbiamo già risposto, cioè partiamo dalla conoscenza della HV, dell'altezza della corrente a valle della briglia, alla quale corrisponde una spinta. Quindi noi siamo in grado di calcolare HV, siamo in grado di calcolarla perché l'abbiamo già trattato questo problema ragionando sul diagramma dell'energia, come ricorderete, e andando a calcolare appunto l'energia a valle della briglia, noi possiamo calcolare HV. E una volta nota HV possiamo quindi calcolarne la spinta. E possiamo quindi calcolare l'altezza di corrente lenta che ha la stessa spinta, quindi possiamo calcolare l'altezza coniugata. Quindi ripeto, calcoliamo l'altezza di valle, ne calcoliamo la spinta della corrente veloce, e poi calcoliamo l'altezza di corrente lenta che ha la stessa spinta. Dal diagramma delle spinte, sostanzialmente, noi adesso vado un attimo sulla lavagna e quindi aspettate che faccio un cambio di telecamera e perfetto. Allora, sostanzialmente, noi andiamo sul diagramma delle spinte, S in funzione di H, poi abbiamo nota HV e a questo punto calcoliamo l'altezza coniugata che qui l'abbiamo indicata col simbolo, aspettate un attimo che vado a vedere, con fare H'M. Calcoliamo l'altezza coniugata H'M. Perfetto, questa H'M la sfruttiamo per calcolare l'altezza della controbriglia. E come la sfruttiamo? La sfruttiamo in questo modo: a favore di sicurezza, se noi indichiamo l'altezza della controbriglia con il simbolo S' più K, noi a favore di sicurezza lo poniamo uguale ad H'M. E quindi possiamo calcolare S' come H'M meno K. Allora, nel fare questa uguaglianza, S più K uguale H'M, in realtà H'M è un po' maggiore di S' più K.
è un po' maggiore. Noi a favore di sicurezza li consideriamo uguali e quindi in questo modo noi otteniamo una stima a favore di sicurezza di S primo. Bene, a questo punto dobbiamo risolvere il quesito della lunghezza della distanza tra briglia e controbriglia e questa distanza la scomponiamo in due componenti. La prima è la lunghezza del getto e la seconda è la lunghezza del risalto, che abbiamo già visto essere, mediante formule empiriche, stimabile in 6 o 7 volte la differenza tra le altezze coniugate. Quindi l'altezza del risalto ci è nota. Ottimo. Adesso ci rimane la lunghezza del getto. Allora, lunghezza del getto, applichiamo le note leggi della fisica, caduta di un grave nel vuoto, quindi noi sappiamo la velocità di uscita della vena dalla la velocità orizzontale di uscita della vena dalla briglia, e la conosciamo perché sappiamo che l'altezza della corrente all'uscita della gaveta è circa 0,7 K. Quindi noi conosciamo la portata, conoscendo la geometria della sezione all'uscita della gaveta, noi siamo in grado di calcolare la velocità orizzontale di uscita. Quindi adesso faccio uno schema. Allora, qui siamo a K e qui siamo a 0,7 K, e quindi di fatto, conoscendo tramite la formula U uguale A per D, no? Quindi ipotizzando sezione rettangolare, possiamo scrivere che Q piccolo è uguale a 0,7 K per D, perché più piccolo è la portata per unità di larghezza, poi l'area è 0,7 K per 1, quindi praticamente possiamo scrivere la relazione in questo modo, possiamo calcolare D dividendo Q per 0,7 K, e questa D è la nostra velocità orizzontale. La briglia è alta S. Allora, la vena esce orizzontalmente, quindi il vettore velocità ha solo la componente orizzontale. Verticalmente, la velocità verticale della vena è data da quella di un corpo che, partendo con velocità verticale nulla, cade nel vuoto. Quindi sappiamo che questa velocità, allora la chiamiamo V con V, è uguale a G per T. Partendo da zero, quindi se noi ipotizziamo che T sia il tempo di caduta, quindi scriviamo T uguale tempo di caduta, la velocità parte dal valore 0, poi cresce linearmente per raggiungere il valore massimo GP, quindi la velocità media, il valore medio di P è uguale a 1/2 GP. T non lo conosciamo, ovviamente. Però conosciamo, non l'ho scritto qui, S.
Quindi S sarà uguale alla la distanza verticale percorsa dalla vena sarà uguale alla velocità media per il tempo, giusto? Quindi velocità media della vena in caduta, velocità media verticale della vena in caduta per il tempo. Quindi S sarà uguale a 1/2 GT quadro. E qui l'unica incognita è T. Bene, ora T però è l'unica incognita, quindi può essere ricavato. Possiamo scrivere che T è uguale a 2S diviso G sotto radice. Voi controllate, perché quando faccio questa dimostrazione a memoria, due volte mi incarto, ma secondo me ci siamo. Allora, a questo punto la velocità e la lunghezza del getto, possiamo scriverla qui, aspettate che mi creo un riquadro, LG è uguale a V per T, dove V è la velocità orizzontale che ci siamo calcolati, quindi è uguale a dunque Q diviso 0.7K per T. Ecco, mi raccomando, voi controllate, comunque in ogni caso sulle pagine web c'è la dimostrazione, andiamo a vedere. Allora, direi che 2S diviso G funziona e quindi V con 0 per T. Vabbè, avevo indicato la velocità orizzontale con V0 e poi direi che ci siamo, sì. E allora a questo punto torniamo alla figura, vedete che abbiamo risolto il nostro problema. Ottimo. Domande? Aspettate che condivido lo schermo, ma non vi siete persi nulla, chi segue da remoto, perché ho semplicemente rifatto vedere la figura da cui siamo partiti. Ok, allora direi che a questo punto abbiamo concluso questa lezione e direi che non solo questa, ma abbiamo concluso direi tutto. Allora rimangono un paio di link che noi non trattiamo e quindi non costituiscono materia d'esame, li lascio qui, li lascio esposti, in modo che possano essere comunque per voi una referenza. Di questi due, diciamo che forse quello che vi interessa di più è l'ultimo, i modelli idraulici in scala ridotta, che è anche molto descrittivo, insomma c'è anche qualche concetto, però diciamo che la parte che ritengo interessante è quella descrittiva, magari può essere un'utile lettura per completare anche ciò che adesso noi andiamo a vedere in laboratorio. I modelli di idraulici a scala ridotta sono modelli di laboratorio, quindi spesso le sperimentazioni, come vi ho accennato, le sperimentazioni che supportano la progettazione esecutiva di alcune infrastrutture vengono fatte riproducendo gli interventi in scala ridotta in laboratorio. E questo perché nel momento in cui le infrastrutture sono soggette a delle sollecitazioni che derivano da processi spiccatamente tridimensionali, le approssimazioni che noi abbiamo fatto alla base di tutta la nostra discussione, che sono quelle di monodimensionalità della corrente e di corrente gradualmente variata, di fatto,
quelle appunto perdono la loro validità con dei processi che sono spiccatamente tridimensionali. Noi abbiamo assunto, ricordatevelo proprio dall'inizio, probabilmente dalla seconda lezione, abbiamo fatto l'assunzione di corrente monodimensionale, corrente gradualmente variata. E questo è un'assunzione che può essere rimossa pur mantenendo un approccio di tipo numerico-analitico alla soluzione del problema. Quindi certamente possiamo scrivere le equazioni di Dessin-Venanti in forma bidimensionale e anche in forma tridimensionale, però nel momento in cui si aumentano la complessità di queste soluzioni numeriche, aumentano anche le incertezze alle quali le soluzioni poi vanno incontro e aumentano anche le informazioni che sono necessarie per applicare queste soluzioni numeriche. E allora in taluni casi proprio anche le disposizioni di legge suggeriscono, impongono che siano fatte delle verifiche in laboratorio su modelli, per così dire, idraulici in scala ridotta. Vengono chiamati anche modelli fisici, quindi è una terminologia che viene spesso utilizzata, quindi tengo a menzionarvela, però è più chiaro, mi piace di più la dizione modelli idraulici in scala ridotta, perché rende più l'idea di ciò che si va a fare. Tenete presente che anche questi modelli comportano delle approssimazioni che derivano dal fatto che lavorando su scale ridotte poi si originano i cosiddetti effetti di scala. E che cosa significa? Che cosa intendiamo quando parliamo di effetti di scala? Vi faccio un esempio molto, molto pratico che può aiutare a capire. Immaginate di dover riprodurre un fenomeno turbolento e di volerlo riprodurre un fenomeno turbolento a grande scala, qual è quello che si può verificare in un risalto idraulico a valle di un ponte. E immaginatevi di riprodurre in un bicchiere d'acqua. Voi capite che non ce la fate, no? Non ce la fate perché? Perché la turbolenza è ostacolata dalla viscosità. Quindi quando voi riducete molto la scala, la viscosità gioca un ruolo molto più importante. In un bicchiere d'acqua, per quanto voi cerchiate di creare turbolenza, non avete lo spazio per farlo perché la viscosità sugli spazi piccoli gioca un ruolo fondamentale. Provate a pensare ad esempio alla trazione capillare che si verifica nei tubi piccolissimi, no? Questa non si verifica nei tubi grandi, quindi questo vuol dire che se voi fate un esperimento di una condotta forzata di diametro 2 metri e pretendete di farlo con una cannuccia, non ci riuscite. Ecco, allora l'effetto della viscosità deriva dal fatto che nel momento in cui riducete la scala, dovreste, per mantenere la similitudine col processo reale, dovreste utilizzare un liquido meno viscoso dell'acqua, perché l'acqua, nel momento in cui riducete molto gli spazi, ha una propria viscosità che su spazi molto ridotti diventa più importante. Allora anche in laboratorio ci sono questi problemi. Poi immaginatevi anche il trasporto solido, no? Se voi pensate di riprodurre il trasporto solido in uno spazio molto limitato, fate fatica perché lì poi la viscosità, e nel momento in cui passate da un fenomeno turbolento a un fenomeno viscoso, gioca un ruolo fondamentale. Allora anche in laboratorio ci sono delle incertezze che fa sì che ci siano dei limiti alla riduzione in scala, quindi non potete pensare di sperimentare un intero bacino idrografico, il bacino del Po, in uno spazio di mezzo metro quadro. Allora, qual è la via d'uscita naturale? Quella di non comprimere troppo la scala, però significa che ci vogliono degli spazi molto grandi. Adesso noi andiamo in laboratorio e vedrete che ci sono degli spazi enormi. Perché? Perché non si può stringere troppo la scala. Quindi adesso vedremo anche una vasca marittima che viene utilizzata per simulare i fenomeni di propagazione del moto ondoso, e vedrete che è grande, no? Non dico che è grande come una piscina, ma quasi. Ecco, perché il moto ondoso non può essere riprodotto in un bicchiere d'acqua. Ecco, allora diciamo che si apre tutto un capitolo anche di costi, quindi i modelli idraulici in scala ridotta sono molto costosi e quindi adesso c'è anche una certa resistenza ad applicarli per questo motivo. E si apre anche un discorso di proprio di facilities, di disponibilità, di strutture laboratoriali che fanno sì che una richiesta di questo tipo debba essere adeguatamente giustificata. Quindi per opere minori normalmente non si fanno modelli idraulici in scala ridotta. Bene, però questi due link, come vi dicevo, non costituiscono per voi materia d'esame.
E allo stesso modo vi lascio i link anche dell'esercitazione del tracciamento dei profili del pelo libero che non siamo riusciti a fare, e è molto semplice in realtà, e ve la consiglio, nel senso che facendo un esercizio aiuta molto a capire. Quindi ve la consiglio, un'esercitazione che potete fare tranquillamente da soli, c'è sia il codice Excel, cioè quindi c'è già il foglio Excel pronto, che il codice R. Bene, allora adesso direi che se avete tempo ci spostiamo in laboratorio per una visita che durerà una ventina di minuti. Bisogna camminare 3 minuti per arrivare là, fuori però, quindi bisogna vestirsi. E poi dopo, se avete sempre tempo, volentieri vi porto al bar per un caffè. Io non l'ho ancora preso, quindi ho preso soltanto un tè per scaldarmi un po'. Volevo solo dirvi una cosa, che perché dopo magari qualcuno di voi va via. Volevo ringraziarvi perché comunque siete stati assidui nel seguirmi, sia chi ci ha seguito online che chi è venuto in aula. E credo che avreste potuto essere un pochino più proattivi, però devo dire che ho notato, nonostante le poche domande, un'attenzione e anche ho avuto la percezione che mi steste seguendo. Ecco, quindi di questo desidero ringraziarvi, perché credo che insegnare sia un privilegio, è una cosa bellissima, però è bella nel momento in cui appunto si riscontra un'attenzione e una corresponsione, no? Nel momento in cui si riesce a stabilire un dialogo tra me e voi. E a dispetto delle poche domande, che vi stimolo però nel vostro futuro a essere un pochino più proattivi, perché avete in mano le chiavi del vostro futuro e anche del mio, e quindi vi invito a farlo, ecco, a fare uno sforzo per essere un pochino più coraggiosi. Però devo dire che anche se avete fatto poche domande ho avuto una percezione che mi steste seguendo, quindi questo è stato per me importante. Bene, comunque noi non finiamo di vederci qui, intanto perché dovete fare un esame con me e li faccio io, e poi perché comunque ci vedremo ancora in ogni caso. Molto bene, allora adesso ci spostiamo di là e ripeto, vestitevi, direi che qui non torniamo e prendete solo la vostra roba, ecco. Allora, per chi mi ha seguito da remoto, ci vediamo presto. Arrivederci.